nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Corre per Sport. Alberico. Ben trovato, caro capitano. Bentornato, so che sei stato in profondo sud a fare un ultramaratone, ennesima vittoria. Veramente una bella esperienza. Ma ringrazio Antonio Lopardi Barra che mi ha invitato come sempre. Ma ennesima semina per la Maratona Città di Pescara. Assolutamente sì, devo dire, per la Maratona Città di Pescara e praticamente tutti i partecipanti hanno già dato adesione, ma anche per la WISP, perché mi hanno permesso di anticipare che probabilmente il prossimo anno la Maratona delle Fiabe sarà un evento WISP. Ah, sicuramente sarà un campionato. Vediamo. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Torna con noi un... ti sei rimesso, sì, sì, presidente, sì. Dottor Gaetano Pallini, buonasera, bentornato. Sì. Ma una notturna di Atri senza il presidente... Mi è dispiaciuto non esserci, avevo una polmonite come molti sanno, ma ho trovato sempre un aspetto positivo nel negativo. Cioè, ho visto dall'esterno, ho notato come i ragazzi, bravo, i soci, tutti hanno lavorato benissimo, hanno non soltanto dal punto di vista materiale ma anche nell'organizzazione. Hanno dato questo mi ha dato grossa soddisfazione. Non c'eri, ma non si è sentita, almeno a livello organizzativo, poi a livello affettivo si è sentita, e come la mancanza del presidente. Meno complimenti al gruppo. Un gruppo molto coeso, dei ragazzi che hanno lavorato non bene ma di più. Ho l'impressione di sì. Bene. Nostro amico, buonasera, Pino Melchiorre, ha detto il presidente Alberto Carulli che sarà la 18ª volta che vieni in questo anno, no? Non sono, è vero, di casa ormai. Sei di casa, sicuramente sì, è uno dei gruppi più importanti non solo per la WISP ma credo anche a livello regionale. Anche più attivi, perché viene proprio per in virtù delle tante iniziative. Una manifestazione è finita da poco con grande successo e un'altra è alle porte. Il trail è una prima edizione, cioè hai detto. Siamo molto emozionati, secondo me. Sì. Che tu, che sei del posto, forse non conoscevi neanche. Sì, è vero, l'ho conosciuto all'inaugurazione, due mesi fa. Hai visto, il percorso. Non conoscevi il percorso e poi arrivando su non si vorrebbe più riscendere. Bravo. Ne parleremo tra poco. L'abbiamo beccato, sì, preso Alberico, proprio preso, non possiamo neanche dire preso per i capelli. A tradimento quasi. Sì. Nostro caro amico Paolo Renzetti, grazie, noto giornalista di TV6 e non, grazie, solo, e soprattutto possiamo dire amico del mondo del podismo, ma soprattutto alla famiglia WISP. Fate tornare indietro di un paio d'anni, perché l'ultima volta che ho partecipato da ospite ad una trasmissione WISP era un paio di anni fa. Voi non mi avete più invitato. Non è vero. È vero. Che scappi sempre. Sei sempre Quindi per me tornare indietro di 2 anni. Addirittura. Oggi sei super impegnato, ecco perché. Se no noi ti ospiteremo... No, scherzo, ma per me è un piacere tornare nella vostra trasmissione. Certo, fare le domande a Paolo non è facile. Ma diciamo che per le sue competenze oggi è un po' l'esperto di TV6, facciamo una piccola valutazione, certo, su quello che con si piacere, è fatto. Anche perché piacere. Fa tantissimi speciali, l'ultimo, certo, l'hai fatto proprio domenica scorsa ad Alba Adriatica, il giorno prima, Alberico, siamo stati a Torricella Peligna, un bel posto, si sta al fresco, quasi a 1000 metri di altezza, mancano pochi metri, 900 per arrivare ai 1000, un bellissimo posto, eravamo in pochi intimi, un 150 in totale forza, 150 partecipanti però circa.
colpe per chi non c'era. Una buona prima edizione, dai. Una buona prima edizione. Ricordiamo altresì, avevamo parlato l'ultima puntata della notturna di Cugnoli, poi ecco, esatto. Meno male, anzi ringraziamo qui la regia, la WISP, che hanno messo un serpentone sotto alla nostra puntata per dire che la gara di Cugnoli è stata annullata, meglio ancora, rinviata a causa i vari funerali che ci sono stati, ahimè, che ha toccato il mondo del podismo, e questa manifestazione sarà ricollocata per il giorno 18 di novembre, di domenica. Ci tenevo a specificare, è stata rinviata d'accordo con gli organizzatori proprio per la concomitanza con il funerale di Maria Grazia, che sappiamo essere la sorella di Domenico D'Onofrio. Gli altri invece abbiamo tributato un minuto di raccoglimento, non solo per Maria Grazia ma anche per Marco, insomma. Cioè, i podisti abbiamo fatto sia ad Alba Adriatica, ci hanno lasciato nell'ultimo periodo, sia ad Alba Adriatica che Torricella Peligna, da non confondersi con Sicura. Andiamo con il nostro dottore. Io ringrazio Gaetano. Come chirurgo oggi, tra l'altro. Oggi come chirurgo, sì. Come esperto, finalmente sono riuscito a riaprire la rubrica dell'esperto, che ad agosto abbiamo dovuto un pochettino bypassare per i tanti impegni, e vorrei andare subito ad affrontare un argomento di cui me l'hanno chiesto in tanti, caro Gaetano, che è un po' l'alimentazione e l'integrazione dell'attività sportiva. Volevo partire da un dato di fatto che ci dovrebbe lasciare tutti abbastanza sereni: quanto spendiamo in un'ora di attività? Sì, grazie intanto alla qualifica di esperto, mi definirei, facevo un altro lavoro nel campo dell'emergenza, mi definirei un dilettante, magari spinto, ma un dilettante, non esperto. Quanto si consuma? È chiaro che dipende dal tipo di impegno energetico che si mette in una gara. Qui parliamo di corsa, quella in cui si spende di più, 900 kcal ora. Chiaramente facciamo riferimento ad un'attività, non alla maratona, all'ultramaratona, ma un'attività più veloce, i 10 km per intenderci, cioè un'ora proprio all'incirca. Nelle altre attività si spende molto meno, quindi i bisogni energetici sono completamente diversi, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità, ma anche in termini di assunzione, modalità di assunzione. Avremo modo di affrontare anche le varie tipologie di integrazione e di alimentazione, però io vorrei andare un pochettino ad affrontare il problema, ossia quali sono gli errori più comuni che un atleta o comunque una persona che fa attività fisica ancora oggi, che c'è l'informazione proprio a livello universale, compie. Sì, è un aspetto molto interessante e molto sentito, anche perché di errori se ne fanno tanti, chiaramente non a livello di top runner ma a livello di tap runner, cioè di tappascioni. Quindi la prima è l'idratazione inadeguata. L'idratazione è l'elemento più importante, al di là, soprattutto per le gare brevi, molto importante, cioè per tutte le gare. Poi che tipo di carboidrati scegliere, la scelta della qualità, quando assumerli, prima, dopo, durante, eccetera. Poi la integrazione di materiali non coerenti, l'esempio classico è quello della creatina, che viene anche utilizzata qualche volta da qualcuno negli sport di endurance. In effetti kreas in greco significa carne, è un elemento che serve ad aumentare il livello di muscolatura, quindi usato dai bodybuilder. Diciamo che potrebbe non servire come non serve assolutamente nel... Possono servire altri tipi di amminoacidi e proteine, ma non certamente la creatina. E tempo fa, parlando con un mio caro amico del profondo nord, lui mi raccontava come in una gara ad un certo punto aveva iniziato a non vedere più bene, ad avere spostamenti, praticamente è caduto e ha perso addirittura i sensi. E mi diceva, io addirittura ero incredulo, poi parlando con te invece ho capito che può essere, che è stato un effetto della disidratazione. Qual è la progressione proprio degli effetti di una disidratazione e come si può arrivare ad un livello del genere? Sì, allora, intanto disidratazione e iperidratazione. Okay. È altrettanto pericoloso idratarsi troppo con sostanze ipotoniche. Ci sono delle atlete, mi sembra, di una disciplina di nuoto, che sono decedute addirittura per un eccesso di idratazione, diminuzione del sodio, e quindi chiaramente non succede se si seguono determinate regole. Cosa diciamo? Sì, nella idratazione, già quando si perde il 2% rispetto ai liquidi corporei, si cominciano ad avere dei problemi, che può essere anche il capogiro, l'ipotimia. All'8% di diminuzione si possono avere problemi gravi, il coma, addirittura anche la morte se si prosegue. Questa slide che tu, da esperto, lo ribadisco, ci hai portato, ci fa capire che l'idratazione per un evento agonistico, comunque per un allenamento, inizia già prima.
Sì, bisogna arrivare con l'organismo completamente idratato. Ecco perché, ad esempio, nell'immediatezza della gara, il giorno prima, ad esempio, il maratoneta e chi fa l'endurance fa il pasto ipercarboidratico e mangia in genere in maniera scondita. Ecco, questo pasto non è assolutamente inutile in chi fa al di sotto dei 30 km, certo, campo di visione della corsa. Però il fatto di mangiare scondito, quindi non assumere né alcol né condimenti, ha un effetto proprio sull'idratazione. L'alcol, per essere digerito, richiede molta quantità di acqua, quindi si arriva disidratati al giorno dopo, così come i condimenti molto speziati. Quindi l'idratazione va fatta prima della gara, quindi per arrivare con il serbatoio idrico pieno, va fatto durante la gara, assumendo una certa quantità, bevendo non quando si ha sete, ma una piccola quantità ogni volta che c'è la possibilità, soprattutto se le temperature esterne sono molto alte, quindi c'è una sudorazione, e se la gara è lunga, bisogna aggiungere i sali minerali. Ci accorgiamo se noi abbiamo una carenza di sodio, ci viene la voglia di bere quando arriviamo alla sete, perché c'è un sensore nell'organismo, non ci accorgiamo se sta diminuendo il potassio, il magnesio, il cloro, quindi bisogna integrarli indipendentemente dalle sensazioni, che non avremo mai. Nella slide tu ci indichi di bere ogni 10-15 minuti, per cui potrebbe essere importante anche bere durante una gara di 10 km? O potremmo bypassarle in questo caso? Si potrebbe anche bypassare, è meglio però bere un po'. Dipende da quando ci mette uno a fare 10 km. Chiaramente, anche perché, chiaro, considerando che ognuno mette il massimo dello sforzo relativamente alle proprie necessità, l'amatore ha più probabilità di disidratarsi, cioè, perché sta più tempo. 28-27 minuti, non ha bisogno. L'amatore ha più possibilità di prendersi il sole, quindi avere un colpo di calore, un colpo di sole, proprio perché sta più tempo sul fronte. E visto che è importante fare un rifornimento, o comunque poi più rifornimenti, parliamo anche del drink ideale per quanto riguarda l'integrazione durante lo sport. Sì, i sali minerali sono contenuti in genere nelle pastiglie idratanti, e poi zuccheri sotto forma di glucosio e di fruttosio, o meglio, il glucosio andrebbe bene, anche se poi ha degli effetti collaterali. Le maltodestrine, che sono polimeri di glucosio. In piccolissime quantità. Sì, piccolissime quantità. Il glucosio, sappiamo, ha l'effetto di aumentare l'insulina, quindi di diminuire l'utilizzazione dei grassi. Ma un cucchiaino in un litro d'acqua. Un cucchiaino non fa assolutamente nulla. Ci sono alcuni concetti che sono clinici, che sono di laboratorio, ma poi nella pratica reale hanno meno significato di quanto si dà. Qualcuno aggiunge anche la caffeina. Ecco, una domanda specifica volevo farla. La caffeina ha un effetto positivo soprattutto sulle gare lunghe. È un eccitante, d'accordo, quindi va preso con una certa attenzione. Ha però la funzione di essere lipolitico, cioè di facilitare il metabolismo dei grassi. Quindi nelle gare lunghe, quando il grasso è fondamentale, sta diminuendo la quantità di zucchero, assumere la caffeina può essere senz'altro utile in piccole quantità. C'è però un effetto collaterale: la caffeina, se assunta in dose superiore alle due tazzine di caffè, diciamo 200 milligrammi, è anche diuretico. Quindi il calcolo da fare è questo: quanto guadagniamo noi dalla facilità di assorbimento dei grassi determinata dalla caffeina, e quanto perdiamo se ci dobbiamo fermare vicino a un cespuglio. Chiaro, va fatto. Ecco, allora ci potrebbe essere anche qui il timing: assumerlo, per esempio, visto che ha effetto dopo 45 minuti, un'ora, assumerlo un'ora e mezza prima di arrivare, sicuramente dà il tempo perché si abbiano gli effetti di consumare i grassi, ma di arrivare alla siepe dopo il traguardo. Volevo specificare che la caffeina da qualche anno non ha più nemmeno il dosaggio e non rientra nelle liste dei prodotti dopanti. Certo che no. È giusto? Sì, sì. Perché ancora qualcuno me lo chiede: come va assunta la caffeina? Ci sono molti prodotti, molti gel di carboidrati che la contengono già. Ma è così buono il caffè di per sé? Sì, di così buono il caffè di per sé, chiaramente. Ma no, nelle nervitene, nell'esagerata pubblicità che è stata fatta, ad esempio, a Red Bull. Che contiene praticamente caffeina. Poi ci sono delle sostanze tipo il guaranà, il ginseng, che hanno un effetto addizionante sulla caffeina, contengono caffeina lo stesso. Ok, quindi viva il caffè. La pubblicità allora è azzeccata. Sì, sono stato sponsorizzato da una nota ditta di caffè. Pino, io ho visto che Pino ci è rimasto molto male quando ha parlato che con un'ora si consumano solamente 900. Infatti io volevo partire nel dire. E così spieghiamo anche perché non dimagriamo, Pino. Perché quello che introduciamo è nettamente, dovremmo correre 6 ore al giorno, invece io corro 12-13 minuti al massimo, tu che corri un'ora, ecco, spiegato.
Pino, parliamo seriamente. Allora sì, andiamo con questa bella nuova iniziativa che io sono certo, sicuro, nonostante le concomitanze con altre gare, ma sarà un grandissimo successo perché ne sento parlare già in giro. Ma se organizzate voi poi. Organizziamo noi insieme ai Follette del Morrone, un'associazione che della montagna di Tocco da Casavria, sempre con, doveva essere qui il presidente, ma ci sarà prossimamente. E insieme abbiamo organizzato questo trail, loro hanno fatto tutta la parte tecnica del percorso. Qui vediamo la locandina. Hanno rimesso, è un'autostrada, adesso andare su alle croci, quindi si parla di 1800 metri di altezza dal paese, un percorso tutto segnato, tutto pulito, tutto, sono riusciti a portare anche con la zappa, a fare degli scalini su nell'alto proprio della, dei 1700-1800 metri, quindi è comodissima. È difficile perché si parte dal paese, dagli impianti sportivi, si sale su, ma si sale continuamente per 1450 metri. Non c'è un attimo di pausa o di riposo. E si sale tutto dentro il bosco, ecco come vedete dalla figura. Si arriva su appunto alla vetta e quindi intravedono le due croci. Pino, scusami, si sale per un dislivello di 1400 metri, ma la salita è lunga circa 6-7 km, diciamo, calcolando. Sì, io parlo di dislivello, per la salita. Quindi si sale praticamente in continuo per 6-7 km. Sì, ecco perché c'è questa difficoltà. E poi si riscende. E poi si fa una sosta su per ammirare. Poi c'è la parte bella, panoramica, è tutta la schiena d'asino, chiamata la schiena d'asino, che guardi sul Mona dalla sinistra e la Val Pescara alla destra. La fai per 700 metri ed è pericolosa perché è tutta una roccia, tutta un po' non normale. Pericoloso per noi, ma per lui per i trailisti tranquillamente. E lì c'è tutti i Folletti che ci assicurano appunto questo passaggio. Poi scusami Pino, si corre oppure un single track nel quale? No, si corre. Che la domanda che mi fanno gli stradisti è sempre questa: si corre o si cammina? Però oltre ai Folletti sicuramente incontreremo i cinghiali e chi fa parapendio, perché lì appunto è stato chiamato come primo trail del cinghiale del Monte Rotondo, perché dicono che questo luogo, questa montagna, questo Monte Rotondo è l'habitat proprio del cinghiale. Tu la conoscevi solo per andarci a trovare i funghi invece. Sì, è vero. Ma no, da bambino sono stato su, però non l'ho ricordato come lo perché sei vecchio soprattutto. Cioè, il bambino è successo tanto tempo fa, come fai a ricordare? E quindi e poi c'è questo chiamato Monte Rotondo perché gira, quindi il percorso guarda la parte di Popoli, poi Bussi, poi rientra nelle Tremondi, sempre parlando dell'alto. Diciamo che dal volantino è molto chiaro, avete avuto un'ottima idea. Sì. A vento come saremo lì sopra? Visto vento, che sotto speriamo di no, tocco ormai il paese del vento. No, speriamo in una bella giornata perché l'abbiamo fatta l'inaugurazione del percorso in una bellissima giornata ed è stato stupendo. Speriamo che la gara sia con le stesse condizioni. Paolo! Eccoci qui. Tu sei, come dicevamo prima, non ci sarò, non sarò in gara. Posso dire ma difatti secondo me quando hai ascoltato tutte le dinamiche reintegrazioni è stato davvero interessante ascoltare. No, tu hai detto per non è per me. No, non è per me, però devo dire che è stato davvero interessante quello che diceva il dottore, soprattutto sugli effetti benefici della caffeina, perché si legge sempre più spesso anche sui giornali, sui quotidiani, anche sulle riviste specializzate, insomma, questo caffè che fino a qualche anno fa sembrava una sostanza nociva, oggi si stanno riscoprendo i tanti effetti benefici della caffeina. Dice uno che beve 4-5 caffè. Caffeinomene. No, 4-5 caffè al giorno. Poi chiederemo al dottore se c'è un limite, chiediamoglielo adesso. Sì, fino a tre, viene considerato un limite normale fino a 3 caffè. A ora. Poi chiaramente c'è una assuefazione. Dottore? Al giorno. Ah. La caffeina dà assuefazione, nel senso che c'è qualcuno che riesce a berne molti di più e avendo degli effetti come... Paolo è fortunato perché lo prende di notte. All'inizio un solo caffè provoca alcol. Poi ci sta per non dormire.
Paolo, tu che sei un conoscitore di tutto il mondo dello sport e non solo, soprattutto con il calcio, dalla Serie A, con il Pescara, quest'anno ci auguriamo che sia una stagione, se il buongiorno positiva. Se il buongiorno migliore di quella dell'anno scorso, se il buongiorno si vede al mattino, siamo possiamo già dirlo. Sì. Possiamo già dirlo. No, ma io invece volevo farvi i complimenti per questa trasmissione, perché quest'anno sta avendo un grande successo. Questa trasmissione, speciali che fai tu. Gli speciali mi auguro possano aver avuto successo, però anche questa trasmissione e anche gli approfondimenti, perché parlare dello sport così in senso generale è anche fin troppo semplice, però quando in una trasmissione ci metti anche l'approfondimento medico scientifico, insomma la trasmissione diventa più interessante e interessa anche chi non pratica sport, certo, come il sottoscritto. Paolo, io lo dico sempre che questa trasmissione, ma anche Dottor Wisp, non siamo noi a farla, noi mettiamo in pratica i consigli dei tanti podisti che proprio settimanalmente incontriamo, ci dicono, ci chiedono e effettivamente cerchiamo di. Ma lui ne è testimone, perché chi più di lui, che sta proprio a contatto giornalmente. Io devo dire che grazie alla Wisp, grazie a voi, anche perché spesso quando vado a fare gli speciali Wisp ci sei tu, Roberto, e c'è Alberico, insomma c'è stata la possibilità di conoscere davvero un mondo, un bel mondo sportivo, dove ci sono ancora quei valori che in altre situazioni facciamo fatica a ritrovare, quindi questo è sicuramente importante. Quindi la volontà di riproporre Correre per Sport, Dottor Wisp, anche nel prossimo futuro ci potrebbe essere da parte di TV6, diamo questo messaggio. Io me lo auguro, anche come parte in causa sia di TV6, ma anche come parte in causa della Wisp. Svegliamo anche Alberico un piccolo grande, tra poco ci sarà anche la presentazione del palinsesto, sì. Wisp, quindi la famiglia Wisp è sempre più presente in TV6 con tante anche trasmissioni, comunque novità, e quindi insomma i nostri telespettatori potranno divertirsi quest'anno. Alberico, sai che è stato anche un bravo arbitro di calcio dell'AIA addirittura, poi si è dovuto fermare perché era incompatibile solo per no ma nei fatti, diciamo, avevo già deciso di lasciare perché avevo capito che non faceva per me fare l'arbitro, però iniziava ad esserci un'incompatibilità tra l'arbitraggio e la professione giornalistica. Assolutamente sì. Professionale fino alla fine. grande Paolo. Ultimamente ha ricevuto pure dei premi, riconoscimenti, sì. È stato preso di sorpresa, come abbiamo fatto oggi noi a portarlo qui, pure in una premiazione, lo ricordiamo? Sì, qualche tempo fa, insomma, i premi non fanno per me, diciamo, però quando ricevi un riconoscimento fa sempre piacere, è chiaro. Tant'è che l'hanno preso pure lì di sorpresa, con la maglietta, tutti gli altri stavano con il doppio petto, con lo smoking, lui era l'unico con la maglietta, difatti anche lì, ero davanti al televisore e ho detto a un amico mio, quello è un amico mio, quale? Ho detto, quello con la maglietta. Perché Paolo è così, l'abito non fa il monaco. Non fa il monaco. Bravo, bravo. Alberico, torniamo. Sì, torniamo sull'altro versante alimentare. Abbiamo parlato anche in maniera approfondita dei carboidrati, del dispendio energetico. Io andrei a fare una puntatina sulle proteine, caro Gaetano, perché si discute sempre sulla necessità, sulla possibilità di assunzione prima, durante e dopo. Qual è la tua valutazione? Qual è un consiglio pratico da dare ai nostri podisti? Sì, intanto quando parliamo di attività abbastanza impegnativa come il podismo, l'assunzione di proteine, o meglio di aminoacidi, se parliamo di assunzione in forma liquida, non in forma solida, che impegnerebbe sicuramente grosse energie per l'attività digestiva. Le proteine vanno assunte prima, durante e dopo, chiaramente dipende anche dal tipo di sport. Parliamo di podismo, parliamo al massimo di maratona. Nella maratona le proteine, gli aminoacidi sono utili prenderli prima, qualcuno dice anche nelle gare più brevi, perché migliorerebbero l'utilizzo dei carboidrati. Quanto anche se prima? Poi prima intanto compatibilmente con la digestione, quindi certo, almeno 2-3 ore prima, okay. Però hanno l'effetto negativo di aumentare il picco di insulina. Sicuramente nelle gare più lunghe dei 30 km, oltre 3 ore, vanno prese anche dopo. Sappiamo benissimo, tu lo sai per pratica oltre che per teoria, che quando facciamo delle gare molto lunghe si finisce o si arriva al limite del consumo degli zuccheri, c'è necessità di avere un ulteriore apporto energetico per poter utilizzare i grassi, l'innesco per i grassi. Qui vengono utilizzate le proteine, quindi alla fine c'è un consumo di proteine che non dovrebbe esserci. Allora qui dopo la gara bisogna prendere proteine sotto forma di aminoacidi
ramificati o di glutammina, da prendere immediatamente dopo, nella prima mezz'ora, perché c'è quella che si chiama la cosiddetta finestra aminoacidica, cioè l'organismo è più recettivo ed assorbe meglio, meglio e con maggiore quantità appunto gli aminoacidi. Ecco, lo stesso per gli zuccheri. Appunto il... Però è quello che volevo chiederti, che era una domanda che mi facevano proprio due giorni fa all'ultramaratona delle fiabe. Prima, ok, durante è indispensabile, cioè dopo è indispensabile, durante ci potrebbe essere nelle ultramaratona... No, è inutile. Non serve. Durante è inutile, perché noi abbiamo tre tipi di carburante, la benzina, il gasolio e il carbone. È come la preparazione. Consumiamo prima la benzina, poi consumiamo magari i grassi, sarebbe il gasolio, non arriviamo quasi mai a consumare il carbone, sono piccolissime quantità di polvere. Perfetto, bene. Perfetto. Grazie dottore. Pino, allora ricordiamo, giorno 16, mattina, pomeriggio, l'orario? Ore 9. Ore 9 la mattina, passando da Tocco per il ritrovo è facile? Impianti sportivi. Impianti sportivi. Il campo sportivo, dove c'è il palazzetto. Lì sarà allestito, grazie alla Viberti, dei semirimorchi, un palco di un semirimorchio porteranno. Un parco semovibile. Sì. Ma quella bella maglia? Questo sarà il pacco gara insieme al vino, pasta. Però non sveliamo tutto, perché anticipiamo che mercoledì prossimo Pino ci sarà anche in compagnia per darci tutti i dettagli. Però sveliamo che è campionato regionale. Ah, WISP. Quello assolutamente sì. Campionato regionale WISP. Descrizioni curate da? Curate da Lufrano, Park Trail e anche noi, Tocco Run. Quanti atleti prevedi? Magari 200. Ma ce ne saranno. Okay. Anche se ci sono altre gare WISP quel giorno. Per un trail 200 è un bel limite, andrebbe proprio tra i migliori della nostra regione. Paolo, sicuramente tu... Posso fare una domanda al dottore? Perché prima si parlava, perché è una cosa che interessa me direttamente, si parlava dei consumi calorici nei vari sport. Io che non faccio sport, però la mattina qualche volta, quando riesco, vado a camminare lungo la riviera, una camminata mediamente veloce, un'ora e mezza di camminata. Quante calorie più o meno? Dipende da quanti chilometri fai. 400 calorie ora. Camminata allora mi è sfuggito, non ho letto la parola camminata. Il caffè che prendi la mattina. Se l'obiettivo è quello anche di avere una migliore cardiotonica e di perdere peso, camminare in maniera empirica, come se si camminasse vicino a qualcuno e si riesce a malapena a parlare. Quindi quello è il limite dell'attività aerobica. Bisogna avere un po' di fiatone. Però non è che... Cioè lui non ha finito a dire che con un'ora e mezza farà 4-5 km al massimo. È una processione. Qualcosa in più. Qualche effetto l'ho già notato. No, l'effetto qualche è sicuro. Effetto... Anche perché poi perché dicono che una camminata veloce in un certo senso può essere, facendo le debite proporzioni, anche ad una corsa. Molte volte è meglio camminare veloce e non correre. Sì. Sì, dipende. Forse ad una certa età chiaramente il podismo è più stressante per l'articolazione, però con una buona camminata veloce fatta regolarmente si riesce ugualmente a raggiungere gli obiettivi. Infatti in aerobiosi spinta, considerando poi che se l'obiettivo è anche quello di perdere peso, l'accelerazione del metabolismo non si ha soltanto mentre si cammina, ma continua anche per molte ore dopo. Porta tanti altri benefici che non stiamo qui a elencare, poi casomai lo diremo anche in separata sede. Perché tantissimi altri benefici. Io mi fermerei comunque. Perciò, ne possiamo essere testimoni. Noi scherziamo, perché altrimenti... Paolo, la gara più impegnativa che hai dovuto commentare e fare uno speciale, oltre lasciamo da parte la maratona Città di Pescara, perché di per sé... Direi la maratona sul Gran Sasso, insomma i 50 chilometri, perché è stata, anche se quest'anno si è avvertita l'assenza di Alberico, anni fa ricordo un Alberico quasi in solitaria, e quest'anno c'è stato pure un atleta, mi sembra toscano, adesso non ricordo il nome. I primi due sono andati veramente fortissimo. È stato uno spettacolo, perché vedere insomma questi ragazzi, perché tali erano, correre per le montagne dell'Aquilano, del Gran Sasso, con quel caldo, ma anche con quella disinvoltura che faceva capire che veramente dietro c'era una preparazione e anche un professionismo, se non nei fatti, comunque nella voglia di correre, veramente è stato molto bello. Ricordiamo che il vincitore andrà proprio questo fine settimana a difendere i colori della nazionale ai mondiali della 100 km, quindi non è stato un caso che abbia vinto lui. E non è stato un caso che l'hai notato. Da profano quale sono. Bene, il tempo purtroppo
finisce qui, ci dobbiamo fermare. Ringrazio Marino alle telecamere, Maurizio alla regia. Alberico, diamo a questo punto, sì, ringraziando i nostri gentilissimi ospiti, l'appuntamento alla settimana prossima. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song ever.